Buonasera, eccoci qua, ben trovati a Fuorigioco per questo lunedì dove cerchiamo di parlare in maniera eccellente di calcio, visto che abbiamo come ospiti una società dell'eccellenza. Per farlo nel miglior modo possibile non poteva che esserci con noi Federico Formisano, che saluto. Ciao Franco, e infatti anch'io sono andato a vedere una partita di eccellenza ieri. D'altra parte non c'era alternativa all'eccellenza, ma la cosa vedere per forza una la cosa divertente di ieri è che ci siamo un po' distribuiti in tutti i campi dell'eccellenza tra Mestrino, Camisano, Longare. Ho notato molte presenze, a parte qualche giocatore che, come raccontavi tu, è andato all'IKEA ieri, gli altri si sono distribuiti su quei pochi campi dove si giocava. Infatti c'era tanta gente a Camisano, penso anche a Mestrino. Anche a Mestrino molti osservatori, molti appassionati, e anche in quel di Longare ho saputo esserci parecchie presenze di ragazzi che non giocavano, perché appunto, ricordiamo gli amici a casa, che questo weekend le partite dei campionati dalla promozione a scendere sono state annullate per il maltempo. Mentre si è giocato all'eccellenza, e proprio per questo motivo oggi abbiamo qui con noi due eccellenti giocatori dell'Unione La Rocca, li presentiamo, li salutiamo. Capitan Mattia Avanzo, benvenuto tra di noi Mattia. Grazie Franco, buongiorno a tutti. E Bomber Davide Tonani, benvenuto tra di noi. Grazie, buonasera. Non è facile avere qui come ospiti questi due ragazzi che sono super conosciuti e ben voluti nel mondo dilettantistico del calcio. Ricordiamo un po' gli amici a casa il vostro curriculum. Allora partiamo da te, Capitan Mattia Avanzo, 38 anni, cresciuto nelle giovanili del Vicenza, fino alla primavera hai giocato, giusto? Sì. Successivamente hai giocato a Colonia, Montecchio, Trissino, Arzignano, Provese. Da 4 anni sei con mister Paolo Beggio alla Rocca. Sì. Ho detto, sono stato bravo? Sì, a parte i 38 che ancora sono 37. Hai capito? Bene, bene. Ma io faccio apposta a sbagliare qualche volta perché voglio vedere se siete attenti. No? Okay. Bene. Passiamo a te, Bomber Davide Tonani, 32 anni, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, mi dicono hai giocato fino agli allievi nazionali. Sì, esatto. Giusto? Esatto. Poi sei passato al Chievo, hai giocato con la Pro Vercelli, Castiglione, Fano, Bongo Manero, Seriate, Pro Sesto, Grumellese, Arzignano, Calvino Ale, Ambrosiana, Milano City e Feltre. Esatto, e poi Unione La Rocca. Possiamo dire che sei proprio come la maggior parte degli attaccanti, sei una zoccola tutti i giorni. Bisogna, per forza. Molto bene. Io ieri intanto, per cominciare, ho avuto il piacere di essere in quel di Mestrino e osservare, vedere una partita che mi ha mi è piaciuta. Sicuramente a voi è piaciuta meno perché il risultato vi ha visto sconfitti, uscire sconfitti in quel di Mestrino, però devo dire la verità, per come vedo io il calcio, io ho visto un grande Unione La Rocca, una squadra veramente compatta, una squadra coesa, grintosa, che ha le idee chiare e che ha saputo mettere sotto un Mestrino che comunque è secondo in classifica adesso. Ovviamente, come si suol dire, per vincere le partite bisogna buttarla dentro. E ieri sicuramente un po' di imprecisione, un po' di sfortuna non vi ha favorito. Cosa diciamo, capitano? Sicuramente è una sconfitta che fa male, ma che fa comunque anche ben sperare, perché giocando così potete solo che risalire. Sì, diciamo che ottime prestazioni le abbiamo già fatte in queste ultime giornate e non riusciamo a raccogliere. Per cui sì, abbiamo giocato bene, abbiamo creato, abbiamo fatto vedere anche delle belle giocate. Però torniamo a casa col sacco vuoto, per cui forse è meglio tornare a giocare meno bene e portare a casa punti, perché poi il bel gioco non se lo ricorda nessuno. Ovvio che se perdi male, giocando male, è peggio, per cui ci sono tutte le prerogative per tornare a vincere, perché i pareggi non servono più, serve solo vincere. Speriamo bene, non so cos'altro dire, perché l'impegno c'è, la qualità nel gioco c'è, il gruppo c'è, il gruppo c'è, tutti siamo coesi tra mister, società e giocatori, per cui non manca niente. Non so cos'altro
Niente, dai, un po' di pazienza. Comunque voglio dire, ricordiamoci sempre, Mattia, che anche per gli amici che ci ascoltano a casa, che tutti vorrebbero avere una stagione dove la seconda sconfitta avviene a marzo e la prima è venuta il 24 di settembre, quindi comunque state facendo un campionato straordinario, per certo, come la vedo io, no? Poi se vogliamo sempre stare lì a trovare il pelo nell'uovo, però basarsi le manine, insomma, no? Certo, sì, assolutamente. Diciamo che abbiamo fatto un girone d'andata dove eravamo anche primi con un distacco e ci aveva un po' lusingato, e quindi adesso ci mangiamo un po' le mani doppiamente. Però se dall'inizio avessimo solamente pensato di essere primi per la maggior parte del campionato, adesso comunque siamo secondi, in piena zona playoff, a un punto dai secondi, comunque non si può dire che sia una stagione fallimentare. Anzi. Bomber Tonani, allora partiamo da un presupposto. Prima ti ho fatto ovviamente una battuta, però in verità sono 4 anni anche tu che sei alle corti di mister Paolo Beggio e giochi con l'Unione La Rocca, no? Quindi possiamo dire che tu hai seguito mister Beggio dopo che l'avevi conosciuto giocando ad Arzignano. Sì, esatto. Correggimi se sbaglio, sì, perché sì. No, io ho corretto. Un informatore molto preparato, però magari qualche volta sbaglio anche lui, eh. E quindi voglio dire, questo mi fa pensare che tu sei legato anche al tuo mister, a mister Paolo Beggio. Sì, sì, io appunto ho accettato La Rocca per il mister, che sicuramente mi ha voluto, e per alcuni compagni, tra cui Mattia, tra cui Simone Romio, che avevo avuto come compagno ad Arzignano, e mi hanno un po' convinto a sposare questo progetto. E ci sono dentro con tutte le scarpe, diciamo. Però è un progetto ambizioso che sta facendo comunque vedere quello che vuole la società. Comunque il secondo anno in eccellenza, e come abbiamo detto prima, è una stagione che comunque non è fallimentare. Ultimamente appunto i risultati non ci premiano, però sicuramente c'è tanto di buono. E quindi bisogna andare avanti così. Un appunto sulla partita di ieri, quando ci sono queste sconfitte, la cosa buona da prendere è il carattere che ha avuto la squadra dopo il 2-0, che era maturato infatti, appena iniziato il secondo tempo. Te lo stavo per chiedere, la cosa che a me ha impressionato positivamente della vostra squadra ieri è stato quel gol preso dopo i primi 30 secondi, dove avevate preso un gol a fine primo tempo giocando voi, sì. L'unico tiro in porta, forse il secondo tiro in porta che sì. Ha fatto il mestrino, pronti via, il secondo tempo si parte, no? Quindi lo spogliatoio si fa un po' di ragionamenti su come riprendere in mano la partita, pronti via, 30 secondi, questo tiro della domenica, che sì. Bravo per carità sto ragazzo che ha calciato, Nalesso, no? Sì, oggi ha segnato del mestrino, però lì una squadra gli tagli le gambe, invece voi da lì in poi siete veramente diventati un rullo compressore, li avete schiacciati dentro la propria area, no? Sì, sì, quindi no, questo è positivo. Infatti, sì. Ripeto, bisogna ripartire da lì, perché comunque il 2-0 dopo 30 secondi dall'inizio del secondo tempo può tagliarti le gambe, e invece noi abbiamo reagito bene e questo fa ben sperare, insomma. Tu invece, Mattia, sei il capitano della Rocca, sei ovviamente un giocatore che da 10 anni è alle corte di mister Paolo Beggio, quindi spezzare una lancia in favore di mister Beggio, possiamo dire che è il mister con il quale ti sei trovato meglio, indubbiamente? Beh sì, diciamo che praticamente metà della mia carriera l'ho passata con lui, ci siamo conosciuti a Arzignano, casualmente ovviamente, e da lì, sembra ieri, abbiamo continuato e siamo stati fortunati anche e bravi di trovarci sempre in ottime squadre dove si è sempre riusciti a fare un cammino importante, perché Arzignano siamo partiti dalla promozione, siamo arrivati ai playoff di Serie D, e La Rocca dalla promozione a arrivare tra i primi in eccellenza, quindi abbiamo sempre avuto avventure importanti.
Quindi questo curriculum che entrambi vi portate nota anche che oltre ad avere un mister preparato avete sempre avuto anche presidenti con la P maiuscola, no? Perché parliamo adesso del presidente attuale, il mitico Francesco Verlato, che salutiamo, un presidente che ci mette molto del suo, è un presidente ambizioso. Com'è la convivenza col presidente Davide? Tu che hai visto tanti presidenti anche tu nella tua storia. Sì, no, lui è sempre presente, come hai detto te, è un presidente ambizioso, è uno molto con bel carattere. È molto carismatico. Sì, è molto carismatico, pretende tanto dalla sua squadra e noi ovviamente proviamo a soddisfare, insomma, le sue, quello che vuole lui e quello che vuole tutta la società comunque. Lui è presidente, però insomma c'è tutta una società che vuole un po' quello che vuole il presidente. Però dico anche una cosa, che Paolo Beggio, Mister Beggio, dice sempre che siete dei ragazzi speciali, che ci mettete tanto impegno, tanta voglia e tanto amore per questa società e per questa maglia, giusto? Sì, io collegandomi al discorso dei presidenti, credo che senza un determinato presidente i risultati non possono arrivare, dalla programmazione all'ambizione alla scelta delle persone, e secondo me il mister ha sempre avuto questa qualità di riuscire prima di tutto a scegliere le persone e dopo i giocatori, perché i giocatori bravi ce ne sono tanti dovunque. Scegliere gli uomini e metterli all'interno di uno spogliatoio è ben diverso per riuscire a creare un'amalgama e dei risultati. Non si vince solo con i giocatori bravi, ma anche con gli uomini. Sì. Ci fermiamo un attimo perché è arrivato il tempo della pubblicità. Ci vediamo tra poco, grazie. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. È attivo su prenotazione il servizio prelievi per analisi del sangue presso Clinica Dentale a Torri di Quartesolo a cura di SINLAB. Direttore tecnico laboratorio SINLAB Veneto, dottoressa Cristina Lapucci. A due passi dal centro storico, all'interno del centro polifunzionale Borgo Berga, un'opera architettonica moderna ed elegante. Ora lì, oltre il sorriso, il tuo bambino ha bisogno di un dentista speciale. Spazio dedicato all'accoglienza dei bambini. Personale specializzato si prenderà cura di loro. Ora lì, oltre il sorriso. Eccoci qua di ritorno per questa seconda parte. Come di nostro consueto, diamo spazio alla rubrica cartellino rosso, cartellino verde, e a te Federico questa grande opportunità. Faccio un po' fatica a pensare di dare un cartellino rosso al tempo, no? Una volta quando eravamo piccoli si diceva che il tempo è così perché le è rimasto da sposare, no? Sì. Mia mamma almeno diceva sempre così. Però effettivamente stiamo vivendo un momento veramente particolare, perché io non ho ricordi, almeno negli ultimi 10 anni, di due gare sospese a priori. Poi sai, si può discutere su questo, perché probabilmente ieri si poteva anche rischiare di far giocare partite e magari di sospendere proprio quelle sui campi peggiori. In realtà la decisione è stata presa per tempo, perché venerdì già la federazione aveva deciso, ma poi guardando il tempo di sabato e di domenica probabilmente si poteva giocare. Infatti abbiamo raccolto anche molte lamentele da questo punto di vista. Rimane il fatto che il tempo è stato veramente inclemente, due volte le gare sospese, in un'altra occasione sono state sospese delle partite singole in giro per i campionati, quindi questo adesso sta comportando qualche problema anche sul calendario.
Sento anche molti che dicono ma giocare alla vigilia di Pasqua è una cosa che è sgradevole, spiacevole, molti hanno già prenotato dei viaggi e come si fa con i giocatori che hanno diritto a trascorrere la Pasqua in famiglia, però effettivamente rimane questo problema. Forse, e qua Franco vorrei sentire anche il tuo parere, il parere magari dei giocatori, si potrebbe pensare anche di allungare i tempi dei campionati, perché effettivamente chiudere i campionati a metà aprile qualche volta sembra prematuro, perché poi si rimane 4-5 mesi senza fare attività. Che cosa ne pensa Davide, che cosa ne pensa Mattia? Sì, effettivamente finire a metà aprile per poi ricominciare alla fine di luglio, anzi quasi inizio agosto, di solito prima settimana di agosto, è un periodo lungo. E quindi sì, effettivamente si potrebbe un po' prolungare. Sono d'accordo con anche con perché te. Poi io vedo che spesso e volentieri i giocatori vanno a fare tornei notturni o canicoli in giro, adesso ce ne sono meno di una volta, una volta ce n'erano molti di più. E quindi cosa dici tu, Mattia? Sì, anch'io sono d'accordo. Io non ho ricordi di termini del campionato così prematuri, insomma. Mi ricordo sempre che si arrivava a maggio almeno, esatto. Ok, per cui piuttosto sì di fermarsi prima in questa maniera qua si potrebbe protrarre. Infatti maggio, voglio dire, secondo me è il mese più bello dell'anno per giocare a calcio, anche per il pubblico stesso, perché comunque ti permette anche di stare fuori all'aria aperta e con un clima e una temperatura gradevole, no? Quindi anche qua, ma ne abbiamo già parlato tante volte, la federazione dovrebbe riguardarsi un attimo, come in tanti altri aspetti. Certo. Il cartellino verde invece lo vorrei dare ai campi in sintetico, spendo una lancia su questo, perché adesso se andiamo incontro a una stagione nuovamente piovosa come questa, avere tanti campi in sintetico risolverebbe forse qualche problema. Anche su questo ci sono varie discussioni. Non è vero, come si dice, che i campi sintetico costino meno dei campi, perché bisogna fare l'intaso, bisogna fare una serie di operazioni e poi il costo iniziale dell'impianto è piuttosto oneroso. Però sicuramente ieri si sarebbe potuto giocare sui campi in sintetico. Ma anche qua coinvolgerei Davide, tu tra l'altro hai fatto una carriera tra Serie D e Serie C, quindi immagino che hai sempre trovato anche l'opportunità di allenarti in campi importanti, ne hai trovati parecchi di sintetici? Sì, diciamo che ad esempio l'anno alla Pro Vercelli ci allenavamo allo stadio che è il Silvio Piola, che è in sintetico, quindi ho fatto tutto l'anno a giocare nei sintetici. Diciamo che io personalmente preferisco sempre l'erba, vera, però certo. Effettivamente i sintetici anche per allenarsi in modo decente, soprattutto in questi periodi piovosi, diventano quasi fondamentali e quindi sono utili. Ecco. Perché poi Mattia subentra un altro problema collegandosi a quello che dice Federico Formisano, che anche durante la settimana, immagino che anche voi in queste ultime settimane l'allenamento non siate riusciti a farlo come volevate. Perché... Ma infatti secondo me il campo sintetico è molto utile per gli allenamenti. Io ho fatto degli anni, soprattutto a Montecchio, anche se il campo era un pochino datato, ma ti allenavi, pioggia, neve, nevicava, passavano i trattorini e giocavi. Alla domenica magari fai la partita nel campo normale, che anch'io preferisco, però i campi sintetici secondo me sono fondamentali. Adesso noi non ci siamo praticamente mai allenati, ho sentito che anche il Mestrino ha avuto difficoltà, e mi metto anche nei panni dei ragazzini, dei bambini, certo, che d'inverno potrebbero sfruttare veramente i campi sintetici per allenarsi decentemente. E qua ovviamente bisognerebbe aprire un tavolo con lo Stato italiano, con le amministrazioni, bisognerebbe favorire e agevolare le società in questo, ma purtroppo siamo ancora dietro anni luce, no Federico? E fermiamoci qua, perché certo, sennò dovremmo farne una polemica a non finire. Certo. Parliamo invece, torniamo al presente. Allora, intanto ti chiedo Davide, nelle tue esperienze 250 partite tra Serie C e Serie D, c'è qualche società in particolare, compagno, qualcuno che ti è rimasto nel cuore tra questi? Ma diciamo che da tutte le parti ho qualche compagno che ovviamente ho ancora rapporti, perché mi piace mantenerli ed è importante secondo me, perché comunque il calcio ti lascia sempre qualcosa ed è bello questo.
Come società, anche lì, da tutte le parti, tra difficoltà, gioie, comunque, se devo dirne una, è il primo anno fra i grandi, che è stato quello della Pro Vercelli, nella quale abbiamo vinto la Serie C, certo, e siamo andati in Serie B, con tutta la trafila dei playoff, quindi diciamo che è stato un anno nel quale ho imparato molto. Mentre parlando di cuore, dobbiamo dire che tu sei arrivato nella terra vicentina per amore, si può dire? Sì, sì, certo. Sì, ed sì, è un amore che dura? Sì, sì, è dura. Bello. Abbiamo costruito una famiglia, abbiamo due bellissime bambine. Ah, che bene. Quindi salutiamo le tue meravigliose donne che ti ascoltano. Tutte e tre le mie donne, Martina, che è mia moglie, sì, Virginia e Celeste, che sono le mie... Bene. Bambine. Parlando d'amore, Mattia, la tua compagna ti segue alle partite? Sì, mi seguiva, adesso con impegni lavorativi è un po' impossibilitata. Quando può viene a vedermi, dai. Bene, così. Perché cito sempre le famiglie, perché dobbiamo ricordarci che dietro a un grande giocatore c'è sempre una grande donna che sopporta, che capisce. Sei d'accordo, Matti? Sono d'accordo, sì. Giocando a calcio i weekend sono un po' problematici, soprattutto per le relazioni, sì, perché ovviamente il giocatore, a parte la domenica che gioca, ha tutta una preparazione, il sabato deve stare. Quindi sante le nostre donne, giusto, sante Davide? Sante sempre, sante subito. Bene, parlando invece di quello che è un po' l'aspetto futuro, parto con te, Davide. Allora, giustamente la tua carriera dice che hai ancora tanto da dare. Con la Rocca hai già vinto, e quindi l'obiettivo qual è? Di portare questa società ancora più in alto? Sarebbe bello. Te la senti, sì, un po' addosso questa maglia? Sì, io assolutamente. Ho avuto anche la fortuna, magari in assenza di Mattia, di indossare la fascia da capitano. Sì, sono il vice capitano, possiamo dire, no? Quindi assolutamente sì, mi piacerebbe fare ancora qualcosa di bello con la Rocca, assolutamente. Bene, mi fa tanto piacere, e siccome noi, Federico, portiamo fortuna, sicuramente ci riuscirai. Mattia, siamo a un'età, 38 anni, dove, a parte che ti ho visto ieri, chapeau, capitano, ti ho visto veramente bene, in forma, in salute, ti ho visto con la gamba veloce, con le idee chiare, testa alta, mi sei piaciuto assolutamente. Quindi non hai intenzione di smettere? Poi 37 anni. 37 anni, no, 38. No, la fortuna, nonostante gli infortuni avuti in passato, di star bene, fortuna è anche, penso, di tenermi abbastanza bene, però superato i 35 anni bisogna andare anno per anno, quindi si fa fatica a dire l'anno prossimo, bisogna vedere come finisce l'anno. Io delle mie idee ce le ho già, però voglio aspettare fine. Intanto concentriamo tutte le energie per portare in alto la Rocca quest'anno, va bene? Ecco, sono tre anni che dico l'ultimo e continuo. Diamo una soddisfazione a mister Paolo Beggio, certo, e al presidente Francesco Vallato, che se la meritano. Direi di sì. Dai. Per tutto quello che fanno, per tutto l'amore che ci mettono, giusto? Sì, assolutamente. Chiudiamo questa puntata con questo messaggio di voler alzare l'asticella e di credere nelle vostre potenzialità. Noi saremmo felici di riospitarvi ancora, vero Federico? Certamente. Per poter magari raccontare una stagione ancora una volta che vi ha visto vincenti, visto che il DNA della Rocca, bisogna dirlo, è vincente, perché è nata 4 anni fa, 5, questa società, e praticamente ha sempre vinto, no Federico? Certo, certamente. Quindi chapeau all'Unione La Rocca, e ringraziamo Capitan Mattia Vanzo per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringraziamo Bomber Davide Tonani per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ringraziamo Federico per le sue pillole di saggezza. Certo, ci teniamo forte stasera, condivido il tifo con Davide perché c'è l'Inter che gioca, vero? Sì, io non sono proprio interista. No. Bene, grazie a voi che ci avete ascoltato, ci rivediamo lunedì prossimo, sempre 17:30, sempre su TVA. Grazie e arrivederci.